Oh, e anche oggi ragazzi si parte. Nuovo smartphone, nuovo viaggio. Bene sì ragazzi, perché se c'è uno smartphone che Flavio ama è proprio questo Oppo Find X5 Pro che gli ha sottratto e gli è girato non poco, perché veramente lui lo adora. Adora questo telefono, non ne può fare a meno. Però dovevo fare questa riprova, quindi andiamo a Berlino per l'evento di Vivo X80 Pro. Quindi Find X5 Pro registra il vlog e il Vivo sarà il protagonista dell'evento di domani. Oggi partiamo e arriviamo a Berlino intorno alle 18 oggi pomeriggio, quindi tardissimo. Ragazzi, dopo 10 ore di viaggio sono arrivato a Berlino. Guardate che camera, bellissima, bellissima. Poi c'è una vista meravigliosa, raga. Sono in straritardo, ma la vista, no, vabbè, la vista è qualcosa di allucinante. Bello, bello, veramente bello. Ora, dolce al volo, andiamo a cena. Sono in straritardo. Mi sono trasferito in ufficio per questa seconda parte di Oppo Find X5 Pro. Vedete, insomma, un work in progress continuo qua su EvoSmart. Allora, raga, come mi è sembrato in queste situazioni dove secondo me, ecco, è proprio qua che si prova veramente uno smartphone quando c'è tanto cambio celle, c'è roaming, c'è veramente la necessità di fare video, foto, smartphone che scalda perché viene messo sotto stress. Sono questi eventi una prova molto dura per questi telefoni. Ecco perché ho scelto lui, uno dei, secondo me,
competitor maggiore a vincere il premio di miglior smartphone nel 2022, che daremo ovviamente a fine anno, perché insomma ci sono altri prodotti che non sono usciti. Avete visto Vivo X80 Pro, che è già qua in test, c'è già la sim da ieri, quindi lo sto già provando, arriverà la review penso prossima settimana. Lunedì sarò nuovamente in partenza per Parigi, ma quello sarà un altro vlog, quindi non vi preoccupate. Allora, come si è comportato questo Oppo Find X5 Pro? Allora, io intanto partirei dall'estetica e il design di questo prodotto, che dopo mesi, raga, è bellissimo. È veramente bello, premium, pesucchia un po', si può dire, però insomma la qualità di costruzione di questo Find X5 Pro è tra i migliori di quest'anno. Senza se e senza ma, è bello, bello al tatto, trattiene un po' di impronte in questa colorazione nera, elegantissima, però ecco, se secondo me la bianca, bella, quella è il top di quest'anno a mio avviso. Flavio mi ha detto: ma riprovalo, perché questo è un telefono che ne vale assolutamente la pena, è il suo preferito, è il suo smartphone, infatti adesso lo andrò a formattare e glielo rendo, perché lui ci è talmente affezionato. E devo dire, ha ragione, perché la Color sta facendo passi in avanti, perché lo smartphone può secondo me competere con tutti, non ha problemi il display, anche se non è all'altezza secondo me di un S22 Ultra, che lo trovo migliore, o di uno Xiaomi 12 Pro. Dove lo trovo migliore? Non tanto nella taratura del colore, quanto nel picco massimo di luminosità quando il sole batte fortissimo sotto il display. Scalda, perché come scaldano tutti gli altri, è performante, Snapdragon 8 Gen 1, quindi non avete problemi in niente. Perché scalda? Perché come vi ho detto è il roaming, e come vi ho detto anche ho fatto tanti video, e di conseguenza lo smartphone è normale, no, che vada a scaldare, scaldano tutti nell'ultimo periodo, iPhone compreso. Lato ricezione parte telefonica l'ho trovato buono, l'interlocutore mi ha sempre sentito bene, i vocali vanno in capsula, insomma tutto quello che abbiamo detto all'interno della review. La ricarica rapida, questo è un plus in più, ad esempio sono arrivato in albergo, boom, lo metto in carica a 10 minuti ed è subito mezzo carico, questo è un plus perché in quei momenti hai necessità di autonomia, andando a registrare tante foto e tanti video. Altra cosa, la color è aggiornata alle patch di maggio, in questo istante siamo il 16 di giugno, quindi un pochino in ritardo per quanto riguarda l'update di giugno rispetto a Samsung, ma nessuno li sta dietro in questo ultimo periodo. E l'ho trovato, anche la color l'ho trovata molto a fuoco, soprattutto poi Flavio mi ha fatto installare, pensate bene, la PK Temi indiana, così da poter cambiare il font. Queste sono le nostre chicche che solo noi nel Vosmart facciamo, ed è una chicca non da poco, magari se ci volete un reel o qualcosa me lo fate sapere, perché ho potuto cambiare font e ho reso ancora più personalizzabile una color che di base comunque già è personalizzabile, come ad esempio la possibilità di cambiare le icone al volo. L'autonomia comunque mi è piaciuta, perché sono riuscito ad arrivare a sera senza problemi, è un'autonomia che si assesta intorno alle 4 ore 45 5 di display tutti i giorni, quindi comunque una buona autonomia, considerata anche il discorso della ricarica rapida, ed è uno smartphone che nel tempo non sta calando niente, quindi al netto di alcune offerte che si possono trovare su Amazon, vi lascio il canale Telegram delle nostre offerte qua sotto in descrizione, chi compra questo telefono è anche sicuro che nel tempo non perde valore. Questa è una cosa che si va ad aggiungere a tutto quello che di buono abbiamo detto. Raga, non lo so, io vi aspetto come sempre nel box dei commenti. Spero che questo video a metà vi sia piaciuto, sia completo, spero di sì. Io vi attendo come sempre nei commenti, come vi dicevo, per chiacchierare insieme, e anche per questo oggi da Guerz è tutto, ci vediamo prossimamente in un nuovo video. Ciao a tutti.